Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Sabato 15 giugno è stato presentato un nuovo servizio, si chiama Tagesmutter, mamme per mamme. Si tratta di una accoglienza e cura che viene offerta in un ambiente familiare, una figura di riferimento stabile per il bambino e la sua famiglia. L'inserimento in un piccolo gruppo, la personalizzazione del servizio, un ambiente sicuro e costantemente monitorato negli standard di qualità e sicurezza. Abbiamo ascoltato colei che ha presentato questo servizio innanzitutto e si tratta di Silvana Bussolaro. Di cosa si tratta in pratica? Praticamente è una parola tedesca, Tagesmutter, che vuol dire mamma di giorno, e individua una figura professionale che ormai in Trentino è presente da una quindicina d'anni e che vogliamo portare anche a Livorno e a Pisa. Si tratta di mamme opportunamente formate che possono tenere in casa fino a un massimo di 5 bambini, compresi anche i propri figli. La fascia d'età è da 0 a 14 anni e c'è una forma di accudimento e cura che è basata sulla casa come luogo che ha una valenza di educazione. Questa è un po' la riscoperta che vogliamo fare. Cioè, ma tenerli tutto il giorno o anche la notte? Ma dipende, ogni Tagesmutter poi lavorando a casa propria dà una disponibilità oraria in base alle proprie esigenze anche familiari, e questo consente una conciliazione vita familiare e vita lavorativa. E poi l'associazione Tagesmutter Toscana, che farà da coordinamento tra i genitori e le Tagesmutter, farà un'assegnazione nominale della Tagesmutter e del bambino, mettendo insieme le esigenze della Tagesmutter e quelle della famiglia. Quindi per esempio, se c'è una Tagesmutter che dà una disponibilità oraria o la notte, o magari più facilmente la sera o il pomeriggio, può venire incontro anche a quei genitori che lavorano magari su turni e che possono stare per esempio a casa la mattina col proprio bimbo piuttosto di mandarlo all'asilo e poter invece mandarlo dalla Tagesmutter il pomeriggio. Noi siamo un servizio complementare ai nidi d'infanzia, non si vuol fare assolutamente, e c'è una flessibilità che magari può coprire quelle fasce con orari meno tradizionali, diciamo, di lavoro, il classico 8:30, 4:30 per dirti. Ecco, ma per quello che riguarda i costi? Allora, i costi sono orari, c'è un costo orario, diciamo, che va a scalare in base a molte ore. Più ore si chiedono, più il costo orario si abbassa. E non ci sono, diciamo, preclusioni per quello che riguarda il periodo dell'anno? No, anche questo, la flessibilità riguarda anche questo, il fatto che una Tagesmutter poi può andare in ferie, c'è una rete che la supporta, c'è una sostituta già prevista quando si stipula il contratto con la famiglia, e quindi il servizio è attivo 12 mesi all'anno. Senta, una curiosità, ovviamente in Trentino non c'è questo problema, ma in Toscana pensa che il termine Tagesmutter sia accessibile? È una domanda che ci siamo fatti anche noi, e però abbiamo visto che il nome, proprio perché è strano, tra virgolette, rimane più impresso, e poi si imparerà a dire Tagesmutter anche a Livorno e a Pisa. Senta, e come, diciamo, obiettivo vostro qual è? È quello di creare una rete di Tagesmutter a Livorno e anche a Pisa, visto che siamo vicini, e coordinarle come associazione Tagesmutter Toscana che abbiamo fondato recentemente. Siamo tre mamme e il coordinamento appunto è quello che permette alle Tagesmutter di lavorare con i bimbi, di dedicarsi all'accudimento, e noi di portare avanti la parte amministrativa, il supporto psicopedagogico e tutta una serie di cose più, anche più contabili, che la Tagesmutter non la deve traviare nel suo lavoro, insomma. Ma come numero? Allora, quello, vabbè, è la prima volta che ci presentiamo, quindi noi siamo comunque ottimiste, però vorremmo avere una rete di almeno una quindicina di Tagesmutter, ma questo nel tempo, non è una cosa che si costruisce dall'oggi al domani. Ecco il perché di questo seminario, per farci conoscere sia alle potenziali Tagesmutter che ai genitori. Voi avete un sito? Sì, www.tagesmuttertoscana.it, info@tagesmuttertoscana.it è la nostra casella email. Per diventare Tagesmutter occorre superare una selezione che dà accesso a un corso di 250 ore, di cui 200 di lezione frontale e 50 di tirocinio. Una volta formata, è la singola Tagesmutter a decidere se offrire un servizio su tutto l'arco della giornata o solo in alcune fasce orarie. Abbiamo ascoltato adesso Caterina Masè, presidentessa onoraria di Domus,
un'associazione che ha illustrato in maniera chiara il modello trentino del servizio Tagesmutter. La vostra associazione come è nata? La nostra associazione è nata per offrire la possibilità ad altri territori, oltre a quello trentino, di sperimentare il servizio che noi abbiamo realizzato in Trentino. Abbiamo fatto un progetto Equal finanziato dalla Comunità Europea, che era volto a verificare la trasferibilità dell'esperienza fatta con la cooperativa Tagesmutter Il Sorriso del Trentino in altre 5 regioni italiane. Questo progetto, che è durato 3 anni, ha avuto come sintesi proprio la creazione di un'associazione nazionale che permette di offrire l'esperienza maturata in questo territorio anche ad altri. Ecco, per curiosità, come mai è stata scelta la Toscana? Perché di modalità, cioè noi di solito ci muoviamo dove c'è gente che è interessata a farlo, cioè quindi Domus non va a proporsi ma risponde a chi chiede. Qua c'era un gruppo di donne che hanno ritenuto questa esperienza interessante per loro, per creare opportunità di lavoro e risposta alle donne che lavorano, ci hanno chiesto un aiuto e volentieri. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.